It's fine. Siamo tutti? Sì. Pare. Buongiorno, benvenuti alla conferenza Tafogliano, si prego ai giornalisti di usare il microfono, grazie. Marco, se ci convince, condizioni ci presentiamo stasera? Condizioni, un bel po' di giorni di lavoro, però mi sembra bene perché questi bandi hanno lavorato in modo giusto. Condizioni per riprendere il cammino e cercare a fare punti, questa è la condizione mentale importante, quindi noi vogliamo provare a fare punti ovunque. San Siro non è il campo più facile, ma ovviamente i tre punti sono dappertutto, quindi non vedo perché non provarci anche qui. Ti ho detto che hai dichiarato che il farmaco c'era per vincere, meglio fare i tre punti, cioè la differenza tra i tre punti, uno ma è talmente tale che non ci sono, non si può puntare al pareggio a prescindere, secondo me. È sbagliato, credo. Quindi si prova a prendere i tre punti e tanto il modo di giocare per noi è quasi identico, perché ovviamente quando giochi con quelle più grandi, con le squadre più grandi, gioco forza, sei costretto a subire e a ripartire, quindi non è una cosa strana. A noi questo è quello che ci aspettiamo e sappiamo di avere delle buone capacità in questo senso, però sappiamo anche che dovremo soffrire molto, quindi è ovvio che dovremo soffrire molto. In settimana hai provato un'altra alternativa? Provo sempre perché qualche alternativa, no? Siccome può succedere durante la partita magari di modificare qualche cosa, ecco che ho pensato di provare, ho approfittato anche di questo periodo un po' di qualche giorno più di lavoro che abbiamo avuto e ho provato qualcosa di diverso. Invece a proposito di giorni hai dichiarato che hai il tuo Messi. Io per la mia realtà credo che non sia un'eresia, insomma. Per cui vuoi per caratteristiche, vuoi per tipologia, vuoi per valore ormai conclamato di questo giocatore, paragonato alla grandezza del Barcellona e alla grandezza di Messi, insomma, sì, il paragone può reggere. Tornando al discorso tattico, in una partita in cui si gioca contro l'Inter, che gioca abbastanza chiaramente con 4-4-2, che spinge molto con Maico a destra, può essere davvero un modulo giusto questo 3-4-4? Noi abbiamo affrontato tutti sempre con il nostro atteggiamento solido, quindi staremo a vedere, con di sicuro abbiamo bisogno di fare una partita dove sbagliamo di meno, perché ultimamente tutta sincerità abbiamo concesso opportunità, ma non tanto per il modulo quanto per, diciamo, superficialità o leggerezza di qualche frangente, altrimenti non si spiegherebbe la partita di quel Catania, dove hai avuto almeno 7 palle gol, di cui 3 belle trasformate, con bei gol non con regali, e dove invece per conto l'avversario è stato servito su un piatto d'argento un 3-3 con un'estremamente grida vendetta, però questo fa parte del calcio, non è una cosa strana, ci sono squadre che a volte raccolgono meno di quello che meritano, così come magari in qualche partita proveremo a raccogliere noi magari meritando meno, questo fa parte della storia di questo sport e della storia di tutti i campionati. Però insomma, dobbiamo cercare di sbagliare di meno, questo è forte dubbio, se vogliamo cogliere i risultati come abbiamo fatto in passato. Sono quelli che quest'anno Lucarelli è mancato solamente a San Siro col Milan e Coppa Italia col Verona. Entrambe le partite la difesa ha fatto il scopo dei errori. Insomma, Lucarelli è un nostro punto di forza. Quando non c'è, cerchiamo delle alternative, abbiamo provato diverse cose, sia in passato che ultimamente, può darsi che ne provi un altro adesso, visto il recupero anche fisico che ha avuto Brandao, e quindi adesso sta bene, tante volte era lì per giocare già tempo fa e ha avuto un piccolo stiramento, quindi ecco che adesso che c'è la necessità, ancora si può si possa portare bene. Che opinione ha
vittoria ieri e quali sono i due precedenti? Ci sono degli aneddoti? Ma no, io so soltanto che eravamo avversari in primavera, quando ero a Roma e io ero in Bologna, poi avversari in Serie A, in Serie B, se non era a Catanzaro, io ero sempre a Bologna. Quindi questi scontri da giocatore mi ricordo. Ricordo un atleta esemplare e un allenatore idem, quindi questi sono le allenatore professionista, persona intelligente che sa parlare e dice delle cose sensate, questa è una cosa importante. Esulo un attimo dal tema della partita per dire che proprio Gasperini, che in tanti vorrebbero sulla sua panchina, mi riferisco alle voci di mercato logicamente, è stato proprio lui a sgombrare il campo dicendo che lei va rispettato per il lavoro che sta svolgendo. Quindi, che cosa ti posso dire? Se ha parlato lui, vuol dire che sa come stanno le cose, vuol dire che è attento a quello che abbiamo fatto. Io personalmente l'ho già detto ad altri in carriera, avere 19 punti 16 partite non erano successo, sì, ma avuto 19, 20 con una partita che mancava alla fine del giorno d'andata, così mi sembra veramente che stiamo rispettando i tabellini, per quanto gridino da brutto un paio di partite, questo rode anche a me, ma questo non devo autorizzare a pensare chissà quali scenari apocalittici. Domanda? Grazie.